registrare. Vedete, non esistono solo i social, esistono i contatti diretti con le persone, con i cittadini, con i tarantini. È così bello incrociare i nostri sguardi, è così bello guardarsi negli occhi, è così bello dirci reciprocamente quello che pensiamo. In 21 anni di attività giornalistica ho sempre lottato. Per Taranto ho sempre lottato. Non è solo il mio slogan, scusate la presunzione, ma è la mia storia, è la mia vita, è la ragione di vita, aver sfidato i potentati di malaffare che stanno nei palazzi senza se e senza ma. Li ho contrastati da cittadino, da giornalista. Se voi lo vorrete, lo faremo dal 12 giugno come sindaco. Questa è una città che va rivoltata come un calzino, senza misericordia. Vedete, c'è troppo malaffare a tutti i livelli. Hanno condizionato i cittadini. Vedete come sta andando avanti questa campagna elettorale, come d'altronde sono andate avanti le altre campagne elettorali. Perché oggi la gente, non tutta, grazie a Dio, pochi, perché io credo che la maggior parte dei tarantini voglia davvero cambiare, ma c'è tanta gente purtroppo, non tutta, lo ripeto, che si vende non per un caffè, ma per una promessa di caffè. Andate a vedere i segretari, le segretarie, i leccapiedi che prendono i nomi dei vostri ragazzi e poi li tradiranno dal 13 giugno, perché questi farabutti cambieranno anche il numero di telefono e tradiranno le vostre coscienze e tradiranno Taranto come fanno da 40 anni a questa parte. Vedete, per me sarebbe stato molto ma molto comodo entrare in una delle coalizioni, entrare nel centrodestra, entrare nel centrosinistra. Mi mettevo in una delle tante listarelle e 300-400 voti ce la facevo a scattare consigliere comunale. Ma con quale coraggio avrei guardato in faccia gli ammalati di cancro? Con quale coraggio avrei guardato in faccia i familiari degli ammalati e dei morti di cancro? Ho vissuto sulla mia pelle, seppur indirettamente, il dramma del cancro. Ho perso mio padre di angiosarcoma. Oggi, neanche a farlo apposta, ricorrono i 2 anni dalla sua scomparsa, proprio oggi. Mi auguro che da lassù mi guardi e sia orgoglioso di quello che tutti quelli, di tutto quello che noi tutti stiamo facendo. Devo ringraziare i partiti, i movimenti della mia coalizione, devo ringraziare Taranto Senza Ilva, che è la mia creatura, quella che ho fatto con amore, devo ringraziare Taranto Next Generation, devo ringraziare il partito meridionalista, l'amico Lillino Ladisa che ha aperto il comizio di questa sera, mi lega a lui una fraterna amicizia da 30 anni. E ci unisce l'essere andati sempre contro il sistema, con la schiena dritta, guardando in faccia le persone, perché vi posso assicurare, il 13 giugno posso essere sindaco, il 13 giugno posso essere consigliere comunale, il 13 giugno non posso essere eletto neanche consigliere comunale, ma potrò sempre camminare a faccia alta per questa strada, per queste vie, perché non mi devo nascondere, perché non ho finanziatori, non ho surgicchi di turno, non ho padroni, non ho padrini, non abbiamo padroni, non abbiamo padrini, siamo liberi come l'aria, l'aria che respiriamo. Guardate un po' i candidati, guardatevi, questi saltimbanchi della politica, incominciando dall'ex sindaco Rinaldo Melucci,
un uomo invisibile, un uomo che è stato invisibile da sindaco, ditemi di grazia, ma qualcuno per cortesia alzasse la mano, l'ha visto mai in città quest'uomo? L'ha mai visto, Dio santo? Sono arrivato al punto di dover fare una sagoma e girare per la città con questa sagoma, perché è un soggetto assente, ora è diventato anche più falso e più ipocrita politicamente, perché ha fatto il libro dei sogni, ha fatto 100 e ha raccontato tante favole. Mi viene a dire gran riqualificazione del quartiere Tamburi, ma voi avete visto in che condizione sta il quartiere Tamburi? Avete visto i marciapiedi, le strade? Come fa questo Pinocchio della politica a volervi prendere per il culo? Si deve solo vergognare davanti alla città, così come parla della riqualificazione della Villa Peripato, la Villa Peripato riqualificata, ma l'avete vista in che condizioni sta? Avete visto l'ex piscina? Ora se n'è inventata un'altra, ancora più Pinocchio, ha detto che ha progettato un nuovo stadio, nella sua fantasia l'ha progettato, perché deve andare a rubare i voti dei tifosi del Taranto, li deve prendere per i fondelli. È stata solo un'idea, un disegno di una società privata che ha presentato legittimamente una proposta, come domani mattina la può presentare qualsiasi altro professionista, la può presentare qualsiasi altro imprenditore del settore, ma mica vuol dire che ha realizzato lo stadio, mica vuol dire che ha progettato lo stadio. È come se io mi innamoro di una ragazza e il pensiero la sto corteggiando, sto pensando a quella ragazza e dico: signori, questa è la mia sposa, ma vi sembra normale una cosa del genere? Questo si chiama Rinaldo Menucci, che appartiene al PD, al partito della diossina, perché così chi mi ha chiamato, partito della diossina, perché è un partito che parla di decarbonizzazione e condanna a morte i tarantini. Ha avuto un commissario provinciale che se n'è dovuto scappare da Taranto perché era inquisito, o dati, per carità, vale il principio di non colpevolezza, ma certamente non è una bella cosa che due dirigenti di partito, Oddati e Santoro, finissero sotto inchiesta giudiziaria. Ne arriva un altro, un certo Misiani, non lo conosco neanche, da dove lo vanno a pescare? Da Bergamo. Ma cosa c'entra un bergamasco con Taranto? Spiegatemelo di grazia, cosa c'entra? Viene a Taranto e mi viene a parlare, e ci viene a parlare di decarbonizzazione. Sapete chi è questo signore? È quello che si è battuto perché i 150 milioni di euro destinati alle bonifiche andassero alla produzione e non alle bonifiche. Ha fatto sì, ha spronato i suoi compagni di partito perché votassero contro quell'emendamento che doveva restituire quei 150 milioni, doveva destinare nuovamente quei 150 milioni di euro alle bonifiche, non destinandole più appunto alla produzione. Perché quello che conta per il partito della diossina, PD sta per partito della diossina, interessa soltanto al PD la produzione. E lo stesso Emiliano, ma cosa se ne frega Emiliano di Taranto? Cosa se ne frega? Cosa se ne frega Menucci di Taranto? Se il signor Menucci ha dichiarato, e domani lo pubblicheremo, ma sono video, interviste di repertorio, che i tarantini, che l'aeroporto Arlotta di Grottaglie deve essere per il cargo, per l'aerospazio, e quando gli ho detto ma abbiamo un aeroporto con la più grande pista di volo, pista deputata peraltro ai voli intercontinentali, risponde: ma i tarantini, abbate, direttore, possono andare a Bari e Brindisi con la navetta. Il sindaco di Taranto che diceva queste cose, Taranto caccerà Rinaldo Menucci, rimandatelo a Crispiano,
Come vuoi fare il sindaco di Taranto se sei residente a Crispiano? Vattene a Crispiano, candidati a Crispiano, mangiati i fegatini a Crispiano, non c'entri nulla con Taranto! Questo è il signor Melucci, che ha buttato 3,5 milioni di euro per il 6GP. Questo è Melucci, quello che parla di turismo. Andate a vedere la stazione ferroviaria. La stazione ferroviaria non ha neanche il bar, c'ha le erbacce. Andate a vedere il terminal bus. Ma vi sembra normale che il terminal bus del porto mercantile non abbia un bagno? Si è mai vista una cosa del genere? Si è mai vista una cosa del genere in una città civile? Un terminal bus senza bagno. Bisogna ringraziare la disponibilità del titolare del bar che apre il bagno agli utenti. Ma dove sta scritto che questo poveretto deve pagare l'acqua? Perché al paese mio quando si va in bagno si tira lo sciacquone, deve pulire. Poveretto, ha avuto anche 6.000 euro di danni perché certi vandali gli hanno distrutto il bagno. Questa, signori, è Taranto. Poi passiamo all'altro campione, il signor Walter Musillo, un uomo che ha rinnegato la sua storia, o anzi forse neanche l'ha rinnegata, perché è un saltimbanco della politica. Segretario provinciale del Partito Democratico, cosa fa questo signore? Diventa il candidato del centrodestra. Sapete chi è Walter Musillo? Il segretario provinciale del Partito Democratico, alla Renzi, quello che ha condannato a Taranto Renzi con i decreti salva Ilva e ammazza Taranto. Il signor Musillo appartiene a quella coalizione in cui c'è Tajani, il coordinatore provinciale di Forza Italia. È venuto a Taranto, poteva starsene a Roma a bivaccare, a mangiare a quattro ganasce. Cosa ha detto? Taranto, a Taranto ci sarà il polo dell'acciaio. Tarantini, vi dovete rassegnare all'acciaio. Poi al limite potremo ridurre un po' l'inquinamento, ma a Taranto ci vuole l'acciaio. Tanto che se ne frega Tajani. E poi venerdì 9 verrà Giorgetti. Faremo i conti anche con te, Giorgetti, perché io da sindaco mi metterò a fianco ai cittadini, davanti all'Ilva, l'ex Ilva. E se l'ex Ilva continuerà a fare quello che sta facendo, sono anche disponibile, i tarantini saranno anche disponibili a bloccare la produzione in nome della vita, per difendere la vita dei tarantini. Non sarò un sindaco in giacca e cravatta, anche perché il nodo non me lo so fare tanto bene. Questa sera è stata così un'occasione, ma al di là delle battute combatteremo senza se e senza ma per la questione ambientale. Questi sono gli schieramenti, sono le forze. C'era un'altra forza civica, quella di Massimo Battista, Una città per cambiare. Ma poi anche lui si è appiattito, lui è diventato morbido, ora parla di tavoli di concertazione. E con chi li devi fare i tavoli di concertazione? Col ministro Giorgetti, il ministro leghista dello sviluppo economico che ha condannato a morte Taranto? Con chi li devi fare? Con chi li devi fare i tavoli di concertazione? Col mangiafuoco emiliano, che è venuto a dire: cari tarantini, avrete 10 anni ancora, dovete soffrire ancora per 10 anni, tornatene a casa tua, da sindaco ti farò passare la voglia di venire a Taranto. Perché quando verranno i ministri e verranno a deridere, a sbeffeggiare il popolo tarantino, vi posso assicurare che gli usceri avranno tanto da fare, perché prenderemo i ministri e cortesemente diremo: quella è la porta e più giù è il portone, tornatene da dove sei venuto. Taranto non sarà più terra di conquista,
Taranto sarà la città dei tarantini, perché a Taranto qui c'è uno zar, c'è un sindaco che sovrasta tutti. Questo si chiama Michele Emiliano. Questo soggetto sta giocando su due piatti, perché Walter Musillo è un finto candidato, è un uomo anche lui di Emiliano. Perché Emiliano ha fatto questo giochetto? 1-2, PD1 Melucci, PD2 Musillo. Però evidentemente non sa fare le scommesse, perché ha preferito giocare la doppia. Non ha potuto giocare la tripla, perché tra 1 e 2 il 12 giugno uscirà la X su Taranto Selva e senza Ilva, su Taranto Next Generation, sul partito meridionalista. Taranto non è più terra di conquista, avrete un sindaco di strada, un sindaco, e ora veniamo al programma, che girerà tra i cittadini, un sindaco sceriffo, chiamatelo pure sceriffo, se essere sceriffo significa girare per la città, andiamo ai lavori pubblici, ma vedete la condizione in cui si trova la città di Taranto? Ma li vedete i marciapiedi, vedete il manto stradale, vedete, vengono le ditte e vengono a sfregiare il manto stradale, quello che è il patrimonio comunale, tanto possono fare quello che vogliono, tanto nessuno li controlla. Ci muoveremo, signori dei lavori pubblici, ci sarà molto lavoro per voi, perché vi voglio vedere sgambettare avanti e dietro per la città, perché i lavori pubblici sono fatti con il sudore dei cittadini, con i soldi dei cittadini, con quelle tasse che pagano i cittadini. Guardate un po' la Tari, la tassa sui rifiuti, quella è aumentata. Ma la vedete la città, lo vedete il centro, vedete la città come è ridotta, come un letamaio, sacchetti su sacchetti su sacchetti, perché si sa ormai quei cassonetti che sono costati elettronici, elettronizzati, chiamateli ingegnerizzati, chiamateli come volete, sono piccoli, sembrano i cassonetti del villaggio dei Puffi. Forse Chim Ambiente Amiu ha scambiato Taranto per Puffilandia, non lo so cosa ha pensato. Sono stato a Napoli una settimana fa, c'erano dei cassonetti enormi e la gente tranquillamente conferiva i rifiuti lì. Quindi abbiamo parlato di lavori pubblici, creeremo uno sportello H24, io l'ho definito pronto intervento H24, significa che con questo pronto intervento, nel momento in cui ci sarà da fare fronte alla manutenzione ordinaria, immediatamente ci sarà una squadra di tecnici addetti appunto ai lavori di pavimentazione, di elettricità, di quant'altro. E interverremo perché non è possibile che una buca, un marciapiede diventi una trappola mortale per un anziano, perché quando un anziano trova un piccolo rialzo, un piccolo mattone sconnesso, può sembrare una cretinata, ma l'anziano cade, si rompe il femore e butta il sangue su quella strada, perché questo l'ho detto, scusatemi, ma in Puglia e a Taranto in particolare, scusatemi la volgarità, c'è una sanità di merda, perché sanità di merda va definita. Perché quando una vecchietta di 92 anni la si fa aspettare 27 ore al pronto soccorso, non è possibile uno scempio del genere, non è possibile. Persone anziane che usano il pannolone, non esiste più neanche la dignità verso queste persone, non esiste un separé, ma scusate, non esiste, non deve essere rispettato il pudore delle persone? Questa è la sanità di Taranto,
ma non è certo colpa dei medici, non è certo colpa degli infermieri, del personale paramedico. Quelli sono eroi che stanno in trincea e che purtroppo vengono anche aggrediti. Ho parlato di lavori pubblici, parliamo di un altro settore, parliamo di sviluppo del territorio, perché quando noi diciamo chiusura dell'ex Ilva senza se e senza ma, chiariamolo, chiusura immediata, articolo 54,4 del TUEL. Il sindaco ha i poteri di emettere ordinanze contingibili ed urgenti di chiusura nel momento in cui è per ragioni di precauzione, è per un grave pericolo che attenti, che mini la pubblica incolumità e la sicurezza collettiva. Ordinanze di chiusura, ordinanze, e io per ogni sforamento chiamerò l'ARPA e farò le ordinanze di chiusura senza misericordia. Quel mostro deve essere ucciso, e ricorderò le parole dei bambini ammalati, perché i bambini di Taranto devono vivere. Papà, uccidi il mostro! Sarà questo il dovere morale che animerà la mia coscienza di uomo, di cittadino, di tarantino, di sindaco. Ma nessuna paura per gli... Ah, altra cosa, non mi venissero a dire no, ma esiste la strategicità della produzione di quella fabbrica. Certo, strategico l'acciaio, giusto, per carità di Dio. Mica possiamo fare le macchine di cartone, le possiamo fare di, le dobbiamo fare di acciaio, certo. Radete al suolo quella fabbrica, ne fate una nuova, con le migliori tecnologie come nel nord Europa, ma non fatela più a Taranto, andatela a fare lontano, in un'altra parte d'Italia, lontano dai centri abitati. Taranto ha dato, Taranto ha pagato in termini di ammalati, di morte. Ha pagato Taranto e paga in termini di miseria. Parliamo di numeri. 10.300, 10.400 circa dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia. 1.600 ex Ilva in AS, abbandonati a se stessi. Non rientrano più in nessun progetto, sono stati cancellati e ingannati dal governo e dalla regione. Poi ce ne sono altre 2005, la ruota della fortuna, cassa integrazione a rotazione. Quanti ne rimangono, signori? Al mio paese ne rimangono 10.300, meno 4.300 fa 6.000. Di questi 6.000, scusate, mi venite a dire quanti sono i tarantini? Andiamo a vedere quelli dell'indotto. Lo sapete che di 4-5.000 dipendenti dell'indotto, la maggior parte di essi non prende stipendio da 4-5 mesi. Giustamente il dottor Cecinati, il primario di pediatria e di oncoematologia pediatrica, ha dichiarato, scusate, ma dov'è la ricchezza di Taranto? Dov'è questa ricchezza? La ricchezza dell'Ilva, dell'ex Ilva? Dov'è questa ricchezza? No, perché vedo malattie, morti, bambini ammalati, anche non solo con problematiche respiratorie, ma ora anche neurologiche, con ritardi, deficit cognitivi, deficit neurologici, deficit intellettivi. E non vedo neanche ricchezza, vedo la miseria, perché quando prendi un cassa integrato e gli dai 800 euro al mese e c'ha una moglie e c'ha due figli da portare avanti, questa è un'industria assassina che semina solo morti, ammalati, miseria. Questo lo dico, non ve lo dice Melucci. Non ve lo dice Musillo, non ve lo dice Battista, perché loro vogliono difendere gli amici degli amici. Io non ho avuto paura di andare davanti ai cancelli e dire agli operai:
Ragazzi, noi non vi torceremo un capello, nessuno di voi perderà un centesimo, neanche uno, perché avrete uno stipendio dignitoso, perché solo per smantellare e bonificare quella fabbrica ci sono 30 anni di lavoro, non è smantellare la casa vostra. Parliamo di un'area che per estensione è 2,5 volte come area la città di Taranto. Nessuna paura allora per gli operai. E allora, una volta chiusa l'Ilva, di cosa viviamo? Viviamo di mare, viviamo di turismo, viviamo di agricoltura, viviamo di storia, viviamo di cultura, viviamo di università. Di questo vogliamo vivere, di questo dobbiamo vivere, come fanno tutte le altre città italiane. Vedete Matera? Con i sassi è diventata la capitale europea della cultura. Scusate, ma a Matera c'è l'ex Ilva? Non mi risulta. In tutto il Salento c'è l'ex Ilva? Non mi risulta. La verità è un'altra, che questi farabutti hanno deciso che Taranto deve diventare la pattumiera di Puglia. Sapete cosa hanno fatto i consiglieri e gli assessori di maggioranza del Salento? Di maggioranza, quelli che stanno con Melucci, con Emiliano, ma tanto è lo stesso, scusate il lapsus, è la stessa cosa. E hanno detto, no, per quanto riguarda l'eolico, le trivellazioni, no, non facciamole qui da noi, perché il nostro è un terreno, è un'area incontaminata, andatela a fare in altre città, in altre realtà industriali, andate a Taranto per esempio, e a Taranto non bastava il cancro dell'ex Ilva, dell'Eni, che quello è un altro cancro, Tempa Rossa, l'ex Cementir, anche l'inquinamento che ha prodotto la Marina, tante realtà inquinanti, ora anche questo eolico. Taranto è diventata la pattumiera d'Italia, la pattumiera della Puglia, perché non ha una classe politica che sia in grado di difenderla, perché non ha un sindaco che ha gli attributi di far volare in aria i tavoli a Bari e a Roma. Questo manca a Taranto. Vi hanno drogati, vi mettono il coltello in gola con questa storia del ricatto occupazionale. Spezziamo queste catene dell'acciaio, riprendiamoci la vita, torniamo a respirare. Vi ho parlato di turismo. Io nominerò assessore al marketing territoriale e al turismo l'avvocato Gianluca Laterza, tarantino, un top del settore. Stiamo parlando di una persona che è stato per anni direttore commerciale di TripAdvisor per il Sud Europa. Non è uno degli amici dell'ex sindaco Melucci, perché ormai gli assessorati si danno per amicizia, mica per competenza, o in base ai voti che porti. E allora noi vivremo di turismo, ma io voglio mettere Taranto in un circuito nazionale ed internazionale. Quando ci si sciacqua la bocca con le navi da crociera, ma vedete cosa succede? Arrivano le navi, scendono i passeggeri, scendono i vacanzieri, scendono e vengono portati ad Alberobello, a Ostuni, a Locorodondo, per carità, realtà meravigliose, ma non girano a Taranto, perché l'amministrazione comunale Melucci Musillo, visto che Musillo ha amministrato 4 anni e mezzo con Melucci, con sue persone di fiducia nella giunta e nelle società partecipate, l'amministrazione Melucci Musillo non ha mai fatto un servizio di accoglienza, mai, e questi scappano da Taranto. Parliamo di cultura, ma scusate, vi sembra normale che i nostri ipogei siano chiusi? Vi sembra normale Taranto capitale della Magna Grecia? È normale tutto questo? Basta scavare un po' e vedete il ben di Dio che esce dal sottosuolo. Università, smettiamola con queste pagliacciate. Si parla di corsi di medicina e poi mancano i docenti e poi si fanno le lezioni online e poi mancano le aule.
Vogliamo l'università autonoma, università degli studi di Taranto, università autonoma. Abbiamo delle facoltà chiave che fanno parte della nostra storia, del nostro DNA, del nostro patrimonio. Penso a beni culturali, penso a maricoltura. Sapete cosa significa la risorsa mare? Sapete cosa significa o non lo sapete? Economie del mare, maricoltura, itticoltura, piscicoltura, mitilicoltura, non acciaio! E vogliamo liberare il primo seno, perché i nostri mitilicoltori, i nostri uomini del mare, devono vivere di mare, non di acciaio! E allora, quando qualcuno dice, ma il tuo programma qual è? Solo l'Ilva? Solo la chiusura dell'ex Ilva? No, ve lo sto dicendo, e vi sto dicendo anche altro. Vogliamo incentivare la piccola e media impresa, vogliamo dare lustro all'artigianato, vogliamo far rivivere la nostra città vecchia che sta crollando a pezzi, vogliamo rivitalizzare, rivalorizzare gli antichi mestieri, di modo che gli anziani possano trasmettere, educare, insegnare qualcosa ai più giovani in questa splendida unione generazionale, perché ci sono tanti figli di mamma che non hanno un punto di riferimento, ma se avessero un papà, un nonno, un qualcuno che potesse insegnare loro un mestiere, a Taranto parleremmo di un'altra storia, quella storia che insieme vogliamo scrivere dal 12 giugno. Scusate. Voglio incentivare, dicevo, le piccole e medie imprese, l'artigianato, il mondo del commercio. Ma come si fa a parlare di commercio se l'amministrazione Melucci-Musillo non ha mai fatto una politica di aiuto al commercio? Questi, Musillo e Melucci, hanno stangato il commercio. Pensate, Melucci, prima di cadere, ha dato il colpo di coda, ha dato lo schiaffo, ha impestato la città di strisce blu, parcheggi a pagamento, hai ucciso l'economia, perché alla fine va a costare di più il grattino da un euro, da 50 centesimi se stai mezz'ora, di un caffè al bar. Avete ucciso l'economia, vi cacceremo a pedate, politicamente parlando, il 12 giugno, e ve lo posso assicurare, se avrò l'opportunità, e ne sono convinto, di diventare sindaco di Taranto, le prime cose che farò, innanzitutto, l'ho detto, le ordinanze di chiusura per ogni sforamento, ma immediatamente, all'indomani della mia elezione, le strisce blu, il parcheggio a pagamento in tutta la città verranno ridotte del 50%. Alternanza, strisce blu, strisce bianche, strisce blu, strisce bianche, come si fa nel centro di Matera. E se non farò questo, da sindaco sarete autorizzati a sputarmi in faccia, perché sono una persona che cammina con la schiena dritta. E ancora, il ripristino della fascia gratuita pomeridiana dei parcheggi. Non è possibile che dalle 13:30 alle 16:30 tu devi pure pagare quando la città è deserta. E sempre nei primi giorni dal mio insediamento ci sarà, come detto prima,
l'istituzione di questo sportello H24, di questo pronto intervento, appunto per garantire la vivibilità urbana. O rispetto agli altri abbiamo dei programmi chiarissimi, ora parleremo anche di sociale, ma abbiamo dei programmi chiarissimi con uomini chiarissimi. La nostra squadra degli assessori è pronta, parliamo di professionisti della materia. E dicevo parliamo di sociale, perché è triste pensare a quelle che sono le... C'è anche Max. Taranto sarà una città amica degli animali, parleremo anche di lui, di loro. Vieni Max, ricordati che l'amministrazione Melucci Musillo ti prese e ti portò al canile, poi dopo la figuraccia ti liberò. Noi creeremo i cani di quartiere, i gatti di quartiere, perché rispettiamo la vita di ogni essere vivente, sia esso persona, sia esso animale. Il sole splende per tutti, per bianchi e neri, per uomini e animali, per tutti. Lo caccerete voi il 12 giugno e insieme a Melucci caccerete Musillo. Sarete voi i liberatori di Taranto. Dicevo del sociale. Beh, insomma, penso agli anziani. Penso a quegli anziani che, poveretti, non hanno più i centri di aggregazione, non si possono più sedere. Pensate, nelle piazze, questi anziani si portano il tavolino da casa, si portano le sedie, si portano l'acqua, perché non esiste nulla per loro. Ora ultimamente c'è un'altra beffa, abbiamo parlato di anziani, noi vogliamo integrare gli anziani in ambito sociale, in ambito di volontariato, in ambito di insegnamento dei mestieri antichi, perché caduti in disuso a Taranto. Penso per esempio, giusto per fare un esempio, i maestri d'ascia, una ricchezza per Taranto. Io ho parlato degli anziani. Ma che dire dei disabili? Con una ASL che vi fa buttare il sangue, persino per avere i presidi. Vedo che c'è una signora qui davanti. Beh, vi dico che vedendo questa signora mi si intenerisce il cuore, perché penso a mia mamma sulla sedia a rotelle, perché penso a mio padre, perché penso che queste persone debbano vivere, perché penso che in questa città debbano essere abbattute le barriere architettoniche, ma prima ancora delle barriere architettoniche devono essere abbattute le barriere mentali, le barriere della discriminazione. Ci sono varie patologie, penso all'autismo, penso ai deficit cognitivi, e poi scopriamo che le liste della ASL sono esaurite e devi andare a pagare la seduta 40 euro perché nessuno ti pensa. Io voglio che ci siano più assistenti sociali, controlleremo anche le iniziative degli assistenti sociali, che io stimo comunque, ci mancherebbe altro, ma li dobbiamo potenziare. Ma soprattutto ci deve essere questa parola benedetta, questa parola che significa integrazione, integrazione. Nessuno deve essere lasciato solo, solo nella malattia, solo nella disperazione, perché quando non hai fondi per pagarti un badante, una badante, una persona che ti debba assistere, tu muori disperato, tu dici: Cristo mio, fammi morire. E questo non deve accadere. Integrazione vuol dire anche presentare progetti per integrare i giovani con disagio mentale nel lavoro, nei limiti ovviamente delle possibilità.
Questo è il mio piano per gli anziani, per i disabili, per i pensionati. Non a caso, per cortesia, non a caso ad appoggiarci c'è anche il partito dei pensionati, degli invalidi e dei giovani insieme. Nessuno deve essere lasciato solo. E io sarò un sindaco di strada, l'ho detto, girerò la città, la girerò, perché voglio il contatto diretto con i cittadini, perché io preferisco essere preso a male parole dal cittadino, ma guardarli in faccia, perché se ho deciso di fare il sindaco è perché sono pronto a caricarmi sulle spalle questa città, a prendermi i complimenti, ma a prendermi anche gli schiaffi, avere il consenso ed anche il dissenso. Non sono il sindaco che scappa, non sono Melucci che scappa, non sono Melucci che scappa anche dai confronti televisivi. Io cammino e guardo in faccia la gente. Ho fatto così per 49 anni, voglio farlo anche da sindaco. Ultimo tema, li sto affrontando rapidamente. Ah, dimenticavo, il sociale vuol dire anche strutture sportive. Il sociale vuol dire anche sport, strutture sportive. Contributi non agli amici degli amici, ma alle società, alle associazioni, incentivare lo sport, dare aiuti concreti, mettere a disposizione delle associazioni, delle società, degli sportive, quelle strutture che appartengono al Comune di Taranto e che sono abbandonate. Il Comune non le ha censite, non sa neanche che fanno parte del patrimonio comunale. Aiutare lo sport, perché lo sport è uno strumento importantissimo per preservare dalla devianza. Il mondo degli spettacoli, dello spettacolo, finora abbiamo visto i soliti amici degli amici, perché se non fai parte della cricca tu non fai spettacoli. Vogliamo dare opportunità e spettacolo agli artisti tarantini, Taranto e tarantini, non agli amici degli amici. Spettacoli gratuiti per tutti, gratuiti! Non è possibile, come ha fatto l'amministrazione Melucci Musillo, come ha fatto l'assessore agli spettacoli e vice sindaco Marti. Quest'estate, per andare a vederti un concerto, dovevi pagare 50-60 euro. Gigi D'Alessio, questo, quest'altro. Per carità, ma se io mi devo andare a vedere un artista del genere, me lo vado a vedere allo stadio, non che si fa la tribunetta sulla rotonda del lungomare e devi pagare 50-60 euro. E se non c'hai da pagare, pensate, una famiglia, moglie e marito, so già 120 euro. Ma da dove stiamo? A Monte Carlo, Marti? Stiamo a Taranto, non a Monte Carlo! E se non avevi i soldi per pagare, ti prendevi il giornale e ti soffiavi sul balcone di casa tua. No, finisce la musica, perché faremo da quest'estate gli spettacoli in piazza, sul lungomare, sulla rotonda del lungomare, a Piazza della Vittoria. Gratuiti! Per tutti! In questa piazza, Piazza della Vittoria, intendo trasformarla il sabato in una balera, perché ci sono gli anziani, le persone che non possono pagare e si accontentano di poco per essere felici. E io voglio essere il sindaco che deve far tornare il sorriso, la gioia sulle labbra dei cittadini. E sulla rotonda del lungomare voglio fare la discoteca aperta per i più giovani. Poi se gli anziani vogliono andare a fare la disco dance, bellissimo, o se magari i più giovani vogliono ballare così i balli classici che sono più cari ai più anziani, è interscambiabile.
ma vogliamo dare spettacoli gratuiti ai cittadini. Questo mi preme, non un sindaco arroccato nel palazzo, il sindaco che si nega. Voglio essere Luigi e mi dovrete dare del tu. Luigi con i suoi pregi e i suoi difetti. Luigi, voglio essere il sindaco del popolo. E sindaco del popolo vuol dire anche garantire la sicurezza, vuol dire anche combattere ogni forma di illegalità. Volete dire che sono un sindaco sceriffo? Va bene, sarò un sindaco sceriffo, un sindaco che girerà pubblica illuminazione in tutta la città, anche nelle periferie abbandonate. E controlli, controlli e controlli. Molti, ci sarà una rivisitazione dei vigili urbani, si vedrà quelli che sono idonei al servizio e possono girare per la città, e quelli che hanno problematiche fisiche che impediscono loro di poter girare per la città, e li metteremo negli uffici, nessuna discriminazione. Implementeremo la pianta organica dei vigili e faremo un'azione sinergica con le forze dell'ordine, con polizia, con carabinieri, con guardia di finanza. Taranto deve essere una città sicura, nessuno deve avere paura di camminare per questa città. Organizzeremo anche dei gruppi di cittadini che avranno solo una funzione, un drone, solo una funzione, che sarà la funzione di controllare, di riferire, di allertare le forze dell'ordine. Signori, tranquilli, non sono le ronde, saranno i cittadini di buona volontà che andranno a riferire quello che accade. Andremo nelle zone calde, andremo alla Salinella, ai Tamburi, a Paolo VI. Non avremo paura dei soliti potenti, chiariamo. Ho citato questi quartieri perché sono noti alle forze dell'ordine, ma vi posso assicurare che in questi quartieri la maggior parte dei cittadini è brava gente, è gente che ci vota, è gente che vuole essere guidata, è la parte sana di Taranto. Gente che magari non ha potuto studiare, gente che è stata presa per i fondelli dalla politica e non crede nella politica. Vogliamo far tornare ai tarantini la voglia di votare. Quel 12 giugno, ragazzi, amici, voi avete un'arma fondamentale, che è quella matita elettorale. Io vi dico, avete sperimentato i vari Melucci e Musillo, li avete visti, ma perché non dare un'occasione anche a me? Perché non dare un'occasione anche alle mie liste? Ai miei candidati? Siamo stati i primi a pubblicare i certificati del casellario giudiziario, nulli, siamo persone pulite, in altre liste ci sono avanzi di galera. Io vi chiedo questo: quando andrate a casa, anzi quando andrete a votare il 12 giugno, per un attimo pensate. Io ho fatto la mia vita, può dire un anziano, una persona di media età, ma c'è mio figlio, c'è mio nipote, perché se ne deve andare via da Taranto? A Taranto abbiamo perso le migliori intelligenze. Lo sapete voi che un cardiochirurgo di fama mondiale, il professor Doria, che opera negli Stati Uniti di America, sapete di dov'è? È di Taranto, del quartiere Tamburi. Taranto e i tarantini, voglio che i nostri figli restino qui per lavorare, per arricchire il nostro territorio. Basta con il trolley, basta con i viaggi della speranza. Voglio restituire Taranto e i tarantini. Io ci credo, vi posso dire, e concludo, noi non abbiamo finanziatori. Io ho finanziato la mia campagna elettorale, nel piccolo, nel poco, ve lo posso anche dire. Ho venduto un appartamento, quello in cui abitavo, via Fratelli Rosselli,
Io sono single e vivevo con i miei genitori che purtroppo sono morti, e io non riuscivo più a stare in quella casa perché erano troppo forti i ricordi. Ho venduto quell'appartamento e ne ho comprato uno più piccolo qui in centro. Io non ho paura a dirlo, tutti sanno di me tutto. Abito in via Pupino 8, quarto piano, uscendo dall'ascensore sulla sinistra. Il mio numero è pubblico, 339-240-4240, lo ripeto così qualcuno lo può annotare, 339-240-4240. Non ho i segretari, i servetti, i leccapiedi, le amanti che prendono i numeri di telefono e prendono per il culo i cittadini. Ho venduto quella casa, ne ho comprata una più piccola, e da una parte di quel disavanzo, di quella differenza, di quell'utile, quella parte ho deciso di investirla nella campagna elettorale. Ma vi posso dire, abbiamo fatto una campagna elettorale modesta, 10-6x3, volantini, manifestini, piccole cose. Non abbiamo i finanziatori, non abbiamo i potentati. Poi vorrei sapere, l'ho chiesto ma non mi hanno mai risposto, chi è che finanzia Melucci? Chi è che finanzia Musillo? Tutto lecito, non lo metto in dubbio. Ma mi volete dire di grazia chi vi finanzia? Perché io non credo a Babbo Natale. Voglio sapere lecitamente, tutto lecito quello che avete fatto. Ma mi volete dire di grazia chi vi finanzia? Lo possiamo sapere? Possiamo sapere che il signor X, il signor Y vi finanzia? Noi vi abbiamo parlato, ci siamo denudati tra virgolette davanti all'elettorato, sapete tutto di noi. Per questo io vi chiedo che il 12 giugno facciate una scelta di vita, una scelta per il futuro dei vostri figli. Vedete, io capisco la disillusione, l'amarezza, perché sono state tante le fregature, perché non si crede più a niente dopo l'ultimo inganno, l'ultima bastardata che hanno fatto i 5 Stelle. Ora sento anche il senatore Turco che parla, dice che a Taranto sono arrivati, udite udite, 850 milioni di euro. Lo posso dire alla tarantina maniera, a dove, senatore Turco? Dove? Taranto puzza di fame, progetti fantasmi, chiacchiere, annunci, e questi progetti prima vengono finanziati e poi vengono definanziati magicamente. Allora, io ho 21 anni di carriera giornalistica, ho sfidato tutti, il Premier Conte, Di Maio, Letta, Zingaretti, Salvini, fra poco tocca di nuovo a Letta e a Giorgetti, ora che vengono il 7 e il 9. Parlo da candidato, posso confrontarmi da politico a politico? Penso di sì, no? Prima l'ho fatto da giornalista, ora lo faccio da candidato. E allora io vi chiedo con tutto il cuore, quel 12 giugno, faccio un appello alle vostre coscienze, perché possiamo insieme davvero costruire una Taranto diversa, una Taranto della vita, una Taranto del sorriso. Ve lo chiedo in nome del popolo inquinato. Viva Taranto, viva i giovani, viva il Sud!